Ok ragazzi, sembra che finalmente, dopo 2 anni e mezzo di guerra e di bombardamenti in territorio ucraino, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si siano decisi ad autorizzare l'uso dei loro missili ATACMS e Storm Shadow anche contro il territorio russo. Ebbene, a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo, quando la notizia non era ancora data per certa, e detto fra di noi, mentre sto registrando questo video, tuttora la notizia non è data per certa, persone come Tiziana Ferrario si mettevano le mani nei capelli pubblicando post e tweet di questo tenore. Usciti fuori di senno, Biden, Starmer stanno discutendo di colpire con le armi NATO la Russia. Abbiamo capito di cosa si tratta, sono chiare le conseguenze. Hashtag Ucraina. Sì, dottoressa Ferrario, le conseguenze sono che i russi non potranno più usare basi ed aeroporti militari nel raggio di 300 km dal confine ucraino per ammazzare bambini dentro ospedali pediatrici. Lo so, è brutto sentirselo dire, ma ce ne faremo una ragione. E la cosa più triste è che reazioni di questo tipo sono filtrate addirittura prima ancora che zio Vladi potesse rilasciare delle dichiarazioni. Dichiarazioni che naturalmente sono la solita prevedibile zuppa riscaldata. Vediamole insieme. C'è un tentativo di sostituire i concetti. Идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Perché noi non stiamo parlando di autorizzare o impedire agli ucraini di attaccare il territorio russo. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Perché gli ucraini lo stanno già attaccando con droni e altri mezzi. Но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства. Qui si tratta di utilizzare armi di precisione a lungo raggio occidentali. Это совершенно другая история. È una situazione completamente diversa. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. E questa situazione, che può essere confermata tanto dai nostri esperti quanto da quelli occidentali, Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. è che gli ucraini non sono in grado di gestire dei moderni sistemi d'arma occidentali. In realtà gli ucraini utilizzano sportivamente tanto gli Storm Shadow quanto gli ATACMS per colpire la Crimea e il Donbass. Quindi un minimo di confidenza con questi sistemi d'arma ce l'hanno, anche perché, detto fra di noi, non passa giorno o fine settimana senza che qualche deposito russo o qualche nave russa o qualche obiettivo russo venga fatto saltare per aria utilizzando questi armamenti. Украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников. Possono riuscire a usarli solo sfruttando l'intelligence proveniente dai satelliti. Vladi, aggiornati. Non è per essere pignolo, zio, ma guarda che al giorno d'oggi, per qualche centinaio di euro, acquisti tutte le immagini satellitari che vuoi. Come pensi che dei poveracci Open Intel come noi, e Intel non sta per la marca dei microprocessori, possa sapere che tu hai quasi esaurito i carri armati e i blindati? Lo sappiamo perché facendo le collette c'è qualcuno di noi che spende 150, 300, qualche volta 450 euro per fotografare le tue basi.
Dopodiché si prendono le varie foto, anno prima, anno dopo, e vediamo quanti pezzi ti sono rimasti in magazzino. È semplice. E allo stesso modo, spendendo qualche migliaio di euro, gli ucraini possono sapere esattamente dove tieni i tuoi bombardieri, i tuoi caccia e via discorrendo. Которыми Украина не располагает, это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских. L'Ucraina non ha questa intel che deve provenire necessariamente o dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti. Zio, te l'ho già detto, si acquista online. Se tu sapessi usare un computer e non fossi sottoposto a sanzioni, potresti prenderle anche tu le immagini satellitari e vedere le ville di Solovyov dall'alto. Это первое. Второе. И очень важное, может быть, ключевое. Questa è la prima cosa, e la seconda, molto importante. Ключевое в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить. È che solo gli uomini della NATO hanno la competenza per gestire questi sistemi. Только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том... I soldati ucraini questi sistemi non li sanno gestire. Ora, cari amici ucraini, non offendetevi, ma se c'è una qualità che io adoro nei russi è la loro propensione per la sottovalutazione degli avversari. Sì, lo so, per voi potrebbe suonare un pochino offensivo, però diciamoci la verità, che cosa è meglio? Trovarsi di fronte un avversario che non tiene neanche alta la guardia perché pensa che non possiate colpirlo alla mascella, che non sappiate colpirlo, oppure un avversario che arriva bello tosto, grande e grosso, che si copre come si deve? Dai, è meglio essere sottovalutati, così gli assesti un colpo e lo metti KO. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие. Se questa decisione viene presa, allora implicherà la partecipazione diretta della NATO. Стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Anzi, scusate, la partecipazione diretta delle nazioni appartenenti alla NATO, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, che poi sono sostanzialmente sempre gli stessi stati, alla guerra in Ucraina. Sì, ma dovrei dirlo con tono più grave e greve. Implicherà la partecipazione degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea, delle nazioni della NATO alla guerra in Ucraina. Sguardo laser, perfetto. Ci siamo. Questa è una partecipazione diretta. Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. E questo naturalmente cambia l'essenza, la natura stessa del conflitto. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Questo significa che le nazioni della NATO, gli Stati Uniti d'America, che incidentalmente fanno anche parte della NATO, e le nazioni europee, che anche loro fanno parte della NATO, sono in guerra con la Russia. А если это так, то имею в виду изменение самой сути этого конфликта. E se questo avviene, cambia l'essenza stessa del conflitto. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. E prenderemo delle decisioni di conseguenza. 90 la paura! Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Ci stiamo cacando sotto! Che poi, curiosamente, questa sembra essere la reazione di tutti i filorussi. Cioè, sembra che o se la stiano facendo sotto dalla paura per la mitica escalation, oppure ancora, molto banalmente, una tecnica di propaganda. Loro in realtà sanno che non ci sarà mai una terza guerra mondiale, ma vogliono farcelo credere per manipolarci e sostanzialmente per fare in modo di abbandonare l'Ucraina al suo destino.
In ogni caso, un paio di rapidissime note sul punto sono dovute. In primo luogo, zio Vladi non cita mai da nessuna parte la Terza Guerra Mondiale combattuta a colpi di testatone nucleare. Potremmo anche giocarcela con le pale, tanto per dirne una, perché zio Vladi non dice quale sarà la reazione. Dice che ci sarà una reazione appropriata. Ok, ce la vedremo con la sua reazione appropriata. Ad oggi ha già iniziato a pagare dei teppisti per fare dei graffiti contro l'Ucraina. Qualche volta è arrivato a finanziare anche dei teppisti che fanno danneggiamenti e incendi. Vorrà dire che gestiremo anche questa criminalità da strapazzo. Non è la fine del mondo. E similmente, anche ci fosse la minaccia della guerra termonucleare, bla 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 bla, è chiaro che non la possiamo prendere sul serio, né possiamo piegarci a ogni capriccio di zio Vladi, perché sennò finiremmo per passare le nostre esistenze azzerbinati a chiunque dica: io c'ho le testate nucleari. Sì, bravo, sai dove te le puoi mettere le tue testate nucleari? Quantomeno fino a quando le abbiamo anche noi? Non te lo dico perché sono un signore, però la realtà è questa. Non è che zio Vladi fino ad oggi è stato bravo, paziente e generoso. Non ha mai usato le testate nucleari perché non le ha mai potute usare. E verosimilmente magari hanno fatto anche la stessa cosa gli Stati Uniti, la Cina e altre nazioni che ufficialmente le testate non le hanno. Wink wink, cara unica democrazia del Medio Oriente. Ciò premesso, parliamo seriamente di strategia. Che cosa cambia ora che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno autorizzato l'uso degli Storm Shadow e degli Atacms? In realtà qualcosina cambia, naturalmente meglio per l'Ucraina, ma non proprio moltissimo. In primo luogo, gli Atacams e gli Storm Shadow possono colpire dei bersagli in territorio russo fino a 300 km di profondità. Come ha detto zio Vladi, non cambia moltissimo, gli ucraini già lo fanno utilizzando i loro droni. La differenza è che Atacams e Storm Shadow sono decisamente più efficaci quando si tratta di colpire determinati tipi di bersaglio. Per esempio, se vuoi neutralizzare un aeroporto militare nemico, la soluzione migliore è quella di sfruttare un Atacams con una cluster bomb come testata. Vengono sganciate letteralmente centinaia e centinaia di piccole granate che rovinano le piste e, se hai un po' di fortuna, anche gli aeroplani che sono parcheggiati nei pressi. Con i droni purtroppo non riesci a ottenere lo stesso risultato, devi puntare sugli hangar oppure sulle zone di parcheggio degli aerei e sperare che l'aeroplano A si trovi in quella posizione, B il drone riesca a centrarlo. Non è semplicissimo. E inoltre è anche più costoso, perché i droni sono sostanzialmente l'equivalente di aeroplani da turismo imbottiti di tritolo. Detto terra terra, questo sono. E se tu riesci a colpire anche la pista, cosa che non è difficile da fare, fai sì un cratere, ma il danno è limitato, mentre invece le bombettine piccoline delle cluster bombs ti rendono del tutto inutilizzabile la pista per giorni e giorni e giorni, fanno un danno decisamente maggiore, senza contare il fatto che se non esplodono subito devi prima sminarla la pista per poterla poi ricostruire. E poi questo cambio di passo torna utile sotto molti aspetti. In primo luogo, fino ad oggi, beh, non esattamente fino ad oggi, però fino a qualche tempo fa i russi riuscivano a sfruttare il fatto che le armi occidentali e soprattutto questo tipo di missili non fossero utilizzabili oltre i confini russi, era una specie di sicurezza, di buck, di baco come nei programmi, perché naturalmente il trucco per i russi consisteva nell'utilizzare la loro artiglieria da dietro il loro confine per bombardare per esempio Kharkiv. Oppure ancora, cosa che viene ancora fatta, sfruttavano e sfruttano i loro aeroplani, volano dentro i confini russi, sganciano i missili, sganciano le glide bombs, tornano indietro allegri sportivi. E questo naturalmente non è ammissibile.
Tra l'altro, ragazzi, le glide bombs sono una delle poche cose che i russi sono riusciti a copiare bene da noi occidentali, perché in pratica sono delle bombe alle quali hanno attaccato delle ali, si sale in quota, si sale, si sganciano le bombe, si aprono le ali delle bombe, poi queste planano fino al bersaglio. Dato che stiamo parlando di bombe russe, la precisione non è esattamente il massimo, ma comunque quando si tratta di spianare qualcosa, le glide bombs lo fanno benissimo, basta lanciarne un numero adeguato. Bene. Ora, chiaramente, se tu puoi utilizzare i missili ATACMS e Storm Shadow contro gli aeroporti nemici e altre strutture militari, non è che mi intercetti direttamente l'aeroplano, ma impedisci all'aeroplano di decollare nel raggio di 300 km. È già qualcosa, i russi hanno basi decisamente più distanti, però fai in modo che quell'aeroplano percorra circa 300 km in più all'andata e 300 km in più al ritorno. Sembra poca cosa, sembra un dispetto, ma in realtà è decisamente utile, perché gli aeroplani vanno manutenuti. Per ogni ora di volo ce ne sono 10 di manutenzione da fare a terra. E indovinate un pochino? I russi non sono in grado di mantenere adeguatamente i loro aeroplani. Per questo su 360 velivoli abbattuti, 60 verosimilmente sono precipitati per i BP loro per mancanza di manutenzione. Per cui anche far percorrere 300 km in più all'andata, 300 al ritorno, è una cosa rilevante. Oltretutto gli ucraini hanno tempo per intercettare questi velivoli sul radar e capire che ci sarà un attacco. È qualche minuto extra che si può dare alla popolazione civile. E si tratta di salvare vite umane, cosa che i filorussi nostrani e i giornalisti, gli scrittori che si mettono le mani nei capelli per dire ci sarà l'escalation non riescono a capire. Probabilmente non è che non lo capiscono, è che dei bambini negli ospedali pediatrici non gli interessa nulla. Tutto qui. Oltretutto, se i russi agissero secondo logica, cosa che secondo me abbastanza spesso non fanno, quantomeno sotto il profilo militare, anche soltanto sapendo che ci sono gli Storm Shadow e gli ATACMS che possono colpirli direttamente nella grande madre patria, dovrebbero spostare la loro linea logistica più indietro, 300 km più indietro. Dovrebbero tenere i loro magazzini di munizioni e armi e carburante, depositi di carburante 300 km più indietro. Non lo faranno mai, però in teoria dovrebbero, e questo permette agli ucraini di avere un ulteriore vantaggio, perché tutto quello che portano i russi deve essere trasportato per 300 km in più. Non può essere stoccato e riparato vicino al fronte, deve arrivare da lontano, e come sappiamo per i russi la logistica è una roba da bippette occidentali, quindi la disorganizzazione nell'esercito russo aumenterebbe. E il tutto senza lanciare un solo missile. Teniamo anche presente che questa regola varrebbe anche e soprattutto per il sud dell'Ucraina, nell'area sud-est vicina a Povrovsk, che al momento attuale è la zona dove i russi stanno cercando di adottare la maggior pressione. Fare in modo che arrivino meno munizioni, meno mezzi, meno carburante, ma anche meno cibo e meno acqua, è una cosa utilissima, perché sostanzialmente impedisce ai russi di avanzare. E infine, ragazzi, c'è il Kursk. Come ben sapete, gli ucraini controllano circa 1200 km quadrati di territorio russo, e per ora zio Vladi non ne ha azzeccata una, o perlomeno se sta lavorando al Kursk ci sta lavorando poco e male nei ritagli di tempo e ha un'agenda molto piena. Sostanzialmente, come ricordo, ha incaricato di gestire la situazione, o per gestire la situazione, una delle sue ex guardie del corpo che viene dall'FSB, neanche un militare. Però prima o poi i russi capiranno che per contrastare gli ucraini devono ammassare truppe, ammassare equipaggiamenti e poi andare all'attacco. Il problema sta nel fatto che gli ucraini si trovano in territorio russo, non possono rischiare di portare i loro HIMARS vicino alle linee del fronte, perché sarebbero troppo vulnerabili.
se non possono usare ATACMS e Storm Shadow, non possono neanche alleggerire le linee russe, cioè vale a dire neutralizzare buona parte degli equipaggiamenti e dei mezzi e naturalmente dei soldati che i russi in teoria dovrebbero ammassare per riprendersi il territorio occupato. E questo potrebbe portare a perdite ucraine rilevanti nel medio e lungo periodo. Invece, se viene data la possibilità di usare gli Storm Shadow e gli ATACMS, gli ucraini possono sportivamente colpire esattamente dove i russi si stanno radunando, neutralizzare come al solito i loro depositi di armi, i depositi di carburante e via discorrendo, e possono riuscire anche a ottenere dei vantaggi rilevanti, tenendo tra l'altro separato l'esercito russo vero e proprio che si trova a sud dai coscritti a nord. Però insomma, un mezzo russo distrutto è un mezzo russo distrutto, un deposito di carburante bruciato è un deposito in meno che può rifornire i carri armati. Quindi la situazione è questa, è molto importante che sia stata data o che venga data l'autorizzazione a usare ATACMS e Storm Shadow anche in territorio russo, e no, non c'è da preoccuparsi di un'ulteriore escalation. Come ripeto sempre, se zio Vladi avesse potuto usare le testate atomiche lo avrebbe già fatto, non è il tipo che si formalizza per così poco. Poi, naturalmente, se qualcuno pone la fatidica domanda: ma avvocato, è un game changer questa roba qui? La risposta è no, non è un game changer, però diciamo che aiuta ad abbassare il livello di difficoltà della partita. È pur sempre un bonus. Bonus che gli ucraini possono ottenere a poco prezzo e che magari se noi occidentali fossimo stati più lungimiranti avrebbero potuto ottenere anni fa. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, ricordatevi di supportare il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, tanto non suona mai, lasciate un bellissimo like d'ordinanza e naturalmente pubblicate il link al video su tutti i social che frequentate, così anche i vostri amici si informeranno e condivideranno con voi questa passione per la geopolitica. Se poi vi sentite eroici, potete sempre iscrivervi al canale, abbonarvi al canale oppure diventare dei Patreon. Se non farete nulla di tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile, potreste ritrovarvi con la biblioteca piena zeppa dei volumi di Tiziana Ferrario, con una prefazione scritta da Lilin e un'altra da Michele Santoro. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.